Sono Senses e questo è Final Game Over con Zez Jackrabbit. Siamo arrivati al quinto episodio. L'inseguimento è iniziato. E qui vedremo qualcosa a quale devo saldare i conti di nuovo. Praticamente sto cercando un boss in particolare con il quale devo ammazzarlo. Adesso siamo a Marbellara. Questo è un nome di pianeta che mi piace. Wow, wow, iniziamo immediatamente, come potete notare. Il gioco si fa serio immediatamente. Abbiamo a che fare con di nuovo qualche pianetino forestico, ma... Wow, wow. Generalmente i nemici adesso sono più tosti, penso. Già mi hanno cominciato a sparare in giro. E dai, voglio arrivare là sopra. Oh. Oh. Ci deve essere qualche segreto lì, forza. One up. One up. Beh, grazie per la freccia, eh. Oh, questa è gente che appena ci vede ci spara. Più che altro, più che vederci, spara ovunque. Comunque, non si riserva nulla. Oh, cazzo. Meno male. Oh. Beh, che fontanelle. Questo sta gettando l'acqua in una maniera un po' inesplicita. Comunque. Tutti quanti dalla bocca e lui, vabbè, facciamolo altrove. Mica so scemo. Io non lo faccio mica dalla bocca. Non so mica strano. Meno male che anche questi possono essere ammazzati abbassandosi. Nel caso se ne vede uno, basta abbassarsi. Sembra che il dislivello non sia sconveniente per questo. Oh, questo per saltare più in alto. Magnifico. Aia, questo e non è altrettanto magnifico. No, 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 no. Wow, per poco. Bisogna fare molta attenzione da queste parti. Eccone un altro. Ho dei rimbalzini. Pare di no, ho solo razzi e palle di fuoco. Non mi si rende facile questo. Oh. Perfetto. Brrr. Fatto. Non ci passo. Ci deve essere qualche percorso che posso fare. Vedo qualche nuvola lì. Che forse mi può dare una mano. Sì. Ho tempo in più. Ottimo. Sono oltre il muro. Oh cazzo, cosa cazzo è quello? Beh, quello che è sicuro è che è morto. Perfetto. Questa... Ah, non è una bella zona, no? Oh! Stanno posizionati in punti un po' stretti questi tizi. Pappagallo di 5 secondi. Oh, bene. Posso distruggere queste parti qua. Oh,
Ah, non l'avevo mica visto. L'ha visto il pappagallo, però. Sorry. Io ho aperto gli occhi. Un altro di quei cosi. Sembra che sia una sottospecie di drago serpente. Drago serpente tartaruga, qualcosa del genere. Ci sono dei blaster in più là sopra, ma non è facilmente raggiungibile. Vedo che si sono divertiti un po' con questo episodio ad aggiungere nuove cose. Invincibilità. Sto cercando la fine di questo livello. L'avete trovata voi? Oh, oh cazzo. Oh cazzo. È un livello abbastanza grande, ma ho trovato la fine del livello. Ok, bene, ottimo. Boom. Ed eccoci al secondo livello di Marberala. Marberala, vabbè, fanculo. Si chiama pianeta. E basta. Marbellara, mi sembra si chiama. Marbellara. Aggiustatelo. Comunque. Vieni qui. Ah, merda. Perfetto. Nessun passaggio segreto da queste parti. A quanto pare no. Sento un sacco di tartarughe che sparano qui. Non mi piace. Ah cazzo. Mi aspettava. Aia, mi aspettava anche questo al lato dello schermo. Cazzo. Armiamoci un po' meglio. Ah, ottimo. Meno male che c'ho lo scudo. Mi sembra... Ah, ecco che ne sento qualcun altro. Ah, cazzo. Sono caduto addosso a lui, vabbè. Mi rimane ben poco dello scudo ormai. Ho i rimbalzini, però. Finché riescono a funzionare, chiaramente. Ah, cazzo. Merda. Qui ci sono delle carote. Mi sono... È veramente estremamente vitale ora. Perfetto. Piena salute. Ottimo. Cosa abbiamo qui? L'ho distrutto per caso, ma sembra che ci sia un segreto qui sotto. Oh. Un segretino così semplice. Niente di che. No, c'è qualcosa di più. Andiamo a vedere. Forse per entrare di qua. Sì. Ho visto che il gioco sta tentando di far apparire di nuovo quelle creaturone giganti. Quella sottospecie di draghi, serpenti, tartarughe. Un ibrido curioso. Senza dubbio. Mm.
Ok, sono arrivato alla fine di questa parte bonus. Oh, ah vabbè, sistemato. Sono senza più scudo però ora. Ci dovrebbe essere un altro di quei tizi che sparano. No, qui c'è un altro drago invece. Dove stanno? Ho sentito sparare, ecco. Giustamente. Oh, checkpoint. Giusto ai piedi. Se la regolano bene l'altezza questi che si sono fatti i livelli, eh. Forse devo fare un bel salto lungo qui. Perfetto. Non mi piace questa discesa. Dove arriva? Ci sta qualcun altro tartarugone che mi aspetta la sommità? No, eh? Ok, meno male. Oh, c'è un drago però. Ah, merda. Stammi alla cazzo di larga. Oppla. C'era un one up lì. Peccato. Adesso sicuramente non ci posso tornare più. Ah, dannazione zig zag di merda. Chiunque si trovi da queste parti è distrutto, è fatto. Esatto, l'ho distrutto. Qui dovrei raggiungere gli altri bonus. Perfetto. Mio. Wow, wow. Tornatene all'inferno da dove sei uscito. Ah, cazzo, 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 cazzo. Perfetto. Sono a posto. Mi sono bruciacchiato un pochino, ma sto a posto. Rapid fire. Ah, muori rapidamente anche tu, possibilmente. Non è ancora abbastanza, ma è qualcosa. Chi spara? Beh, ho sparato alla fine del livello, quindi sto a posto. Questo pianeta è completato. Adesso tocca a Slagion. Slagion? O quello che è? Caratteristico. Cosa abbiamo qui? Altre creaturine volanti. Vedo che in questo gioco si sono divertiti a fare tutte creaturine volanti. Sono letteralmente lumache volanti. Wow. Slagion. Via le tartarughine. Come si va da qua? Ah, ecco. Oh, altre sciamarruche. Mi viene sempre distinto colpire le tartarughine piccole, non ci sta niente da fare.
La musica in questo gioco è sempre fenomenale. Non ho altro da dire. Dove ci vuole portare il livello? L'avevo visto infatti sto coglione, ma non lo vedevo più. Ah, ok. Ah cazzo, dovrei smettere di saltare così alla cieca. Ah, gnam. Questo è decisamente un non gnam. Devo andare di sopra. Di qua ci sono già passato però. Gne. Gne. Dove camminano le tartarughine. Oh cazzo, c'è il pericolo. Come sempre. Oh, stavo con il fiato sospeso. Ah, cosa cazzo? Oh, era ancora vivo. Dannati sluggonesi. Dove si va ora? Di qua forse? Qua dice di sotto. Chiaramente sempre qualcuno che c'è sotto i miei piedi quando devo cadere. Oh. Cos'altro abbiamo qua? One up. Cosa cazzo mi ha colpito? Ma dai, era dietro la colonna. Vabbè, avevo appena preso il pappagallino. Beh, sono invincibile e posso correre, quindi andiamoci da fare, ci montiamo tutti il livello. Oh, un attimo, ho visto che c'era un segreto. Ecco. Sono arrivato alla fine del livello, ci ho montato tutto e andiamocene. Via livello 2. Volevo arrivare qua sopra. Dannati. Oh, aspettiamo l'ascensorino.
Non importa, ci sono comunque delle tartarughine e devono morire. Sono già al massimo di rapid fire, ma comunque li acchiappo. Oh, questa freccia indica qualcosa. Non c'è attualmente nulla qui però. Vabbè. Lumaconi! Crepate lumaconi! E distruggerò lumaconi! Aha! Crepate tutti lumaconi! Scendi pure! C'è la morte che ti attende! Sì! Ah cazzo! No cazzo! Cazzo 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 cazzo! Perfetto! Ci sono riuscito! E manca a cercare di saltare di nuovo sull'ascensore. Che cazzo, ce ne stanno altri. Spara e prega. Quanti cazzo ne sto lanciando in giro così inutilmente? Ma da co cazzo? Oh dai. No. Vabbè. Pazienza. Vediamo di arrivare di nuovo lì sotto. Un po' impegnativo, eh? Per stavolta vi risparmio, perché vado di fretta. Ok, ora sono tornato di nuovo alla mia originaria potenza di fuoco. Ah, porca troia! Oh, ce l'ho fatta. Ehi, checkpoint! Ti vedo. Lo so che sei lì, che vuoi uccidermi, ma... mi dispiace, sarò io quello che lo farò adesso. T'ho ammazzato. No, 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 porca troia. Questo vuole fare peggio. Vuole ammazzare me. Perfetto. Dove devo andare, livello? Forza! E qua? Sia fatto. Oh, voglio quelle carote. Sono di là. No, 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 c'è un diavoletto là sotto. Quello è una sottospecie di diavoletto. C'è una molla che non mi permette di controllare bene, perfetto. C'è anche qualche lumacone, mi sa. Come lo colpisco a quello? Mi si rende un po' difficile la cosa. Non ho altre armi. Non posso passarlo. Forse con i rimbalzini. Forse sì. Forse posso farlo con i rimbalzini. Dai. Ci siamo quasi. Sì. Le carote. Come posso raggiungerlo? Ho visto che stanno lì. Ho visto che ci stanno le carote. Dimmi le carote. Eccole! Aha! Ora posso proseguire.
Oh. Si gettano sempre dall'alto ste cazze delle lumache. Sono pericolose, ah. Eh? Oh, invincibilità. È quello che ci vuole per percorrere il livello di corsa. Ok, invincibilità finita. Ho visto. C'era un segreto qui. Lo so che dovrei correre, ma non mi piace. Non è una bella situazione per correre questa. Vabbè, peccato. Lo era comunque. Cosa? Dove sono finito? C'è un segreto qui dietro, ma... avevo già completato il livello. Dream Pipes, ora. Oh, è letteralmente pieno di tubi. Che carino. Bene, diamoci da fare. Queste tartarughe non sono in buona salute. Ah, adesso devo colpire anche dei tasti? O per meglio dire dei pulsanti. Oh, questi sono i livelli subacquei, ok. Giusto per fare una nota, possiamo starci quanto vogliamo sott'acqua. Jazz non annega. È un coniglio anfibio. Ah, in fondo è pur sempre colorato in una maniera strana. Razzi, 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 razzi. Razzi. Perfetto. Visto che c'è qualcosa qui, ma non lo posso raggiungere. Questa musica è abbastanza piacevole e allegra. Non è esattamente una musica da pianeta strano o da combattimento. C'è qualche altro luogo in cui posso andare o... No, sembra che devo tornare di sotto. Che di qua non si va da nessuna parte. Nope, 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 nope. Ok, torniamo di sotto. Possibilmente senza farci prendere le spine. Però la freccia dice di andare là sopra. Sai cosa succede se vado per di qua? Niente. Strano. Di sopra. E vabbè, andiamo di sopra. Ah, ecco, c'era quest'altro tubo. Devo fare attenzione ora. Ci sono ste spine e non è esattamente una buona situazione. Oh, adesso le tartarughe, visto che c'è l'acqua, si muovono molto più meglio di prima. Di regola, quando stanno all'asciutto, stanno lì a ronfare. Ah, chiaro. Inoltre il pappagallo non ci può seguire sott'acqua. Che rende integralmente scomoda la situazione di avere un pappagallo. Di sotto, ok. Cosa hai visto, pappagallo? Ah, le spine, ok. Distruggi, distruggi le spine. Oh, l'invincibilità. Mi sa che non ho un esatto modo per raggiungerla.
Oh, ce l'ho fatta comunque. Non posso percorrere il livello in velocità, purtroppo, perché tanto non posso correre. Quindi la velocità è quella che è. Oh, c'era un pulsante da premere e l'ho già premuto, ok. Penso che l'abbia premuto il pappagallo. Come arrivare là sopra? Salta, 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 perfetto. Pulsante premuto, dai. Premiamolo sto pulsante, su. Perfetto. Così posso alzare ancora di più l'acqua. Alziamo l'acqua. Ok, perfetto. Dai, distruggilo. Perfetto. Magnifico. Continuiamo il nostro viaggio. Qui non c'è nulla. Spine, spine ovunque. Per salire dobbiamo saltare, che rende un po' la cosa un po' scomoda, ma comunque si può fare. Distruggi le spine. Oh, c'è una spina grande. Perfetto. Forza, distruggi pappagallo. Ho detto distruggi pappagallo. Non sta facendo un cazzo. Ok, pappagallo, sei licenziato. Oh, meno male. Volevo togliere di mezzo la spina. Ecco, eliminiamo anche questa. Dai pappagallo, dai pappagallo. Perfetto pappagallo. Poi, ah, ecco la fine del livello. Infatti mi pareva che era possibile arrivarci. Boom. Pappagallo, puoi anche finirla. Abbiamo completato il livello. Seconda fase di Dream Pipes. Azione. Mi piace che in questo episodio ci sono un po' di peculiarità in giro per i livelli adesso. Adesso ci sono questi pulsanti. E bisogna andare in giro sott'acqua, queste cose qua. Oh. Perfetto. Benzina. Quindi fatemi indovinare, questa non è acqua. Jazz, morirai per avvelenamento prima o poi, così. Infatti no, è viola. E visto che tutte le taniche stanno scritto benzina, questa è letteralmente benzina raffinata nel quale stiamo nuotando. Chissà che odoraccio pure. Perché non esplode tutto poi? Ok, andiamo di qua. Qui non c'è nulla. Niente, niente.
Oh, c'è la gemma bonus, ma non la posso raggiungere ancora al momento. Chi sta sentando per di qua? No, niente. Salendo qua sopra. Nulla. No, non posso passarci, ok. Peccato. Eccomi di nuovo. Dove bisogna andare da queste parti? Oh, ho comunque raggiunto la sfera. Cioè la gemma bonus. Perché continua a dire sfera? Vabbè. Dunque. Qua ancora niente. Di qua nemmeno. Oh, qui ci sono delle tartarughe che si stanno divertendo a nuotare in giro. Sto apparentemente andando controcorrente perché sto andando molto lentamente. Ok, eccomi. Oh, un segreto anche. Buona. L'invincibilità che serve a poco qui. Dato che mi muovo troppo lentamente per sfruttarla a dovere. Oh, ecco il mio pappagallo, me l'ho dimenticato di averne uno. Di qua non si può andare, eh? Ok. Sono un po' perso in questo momento. Ritorniamo di qua. Sarà che ci trovo qualche altra cosa. Ecco. Qua niente. Andiamo di qua. Nulla. Qua è ancora troppo. Bisogna farla allagare un po' di più. Di qua ci sono già passato. Qui nulla. Niente. Ok, definitivamente devo tornare indietro in quella zona. Ci deve essere qualche tubo che ho perso. Qua non si riesce a saltare, penso. No. E qua nemmeno si va da nessuna parte. Dove bisogna andare in sto livello?
Oh, mi sa che ho trovato la zona giusta. Vediamo un po' cosa abbiamo a disposizione qui. Oltre a naturalmente un casino di spine. Andiamo di sopra. Nulla, nulla. Ok, checkpoint. Siamo sulla strada giusta allora, dai. C'era giusto il bisogno di nuotare più veloce, non lo so, vabbè. Oh, l'acqua è scesa. Per qualche motivo. Whee, whee. Bene, ora vediamo dove dobbiamo andare di nuovo. Ah, di qua, ok. È inutile che spari là sopra, pappagallo. Non riuscirei mai a colpirli così. E sale l'acqua, sale l'acqua, sale l'acqua, sale l'acqua. Facciamo salire, facciamo salire, facciamo salire. Sali, 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 acqua. Chiama l'acqua, poi è un complimento perché questa è benzina. O un carburante di qualsiasi tipo comunque. Dove sto andando? Ok, perfetto. Andiamo di qua. Uccidilo. Uccidi pappagallo. Uccidi. Ok. Ti è così difficile uccidere una tartaruga? Ti hanno imprigionato in una gabbia, lo sai questo? Sto facendo piazza pulita prima che arrivi l'acqua qui. Taglia con l'acqua. E perché poi arrivando il carburante, appunto, si prendono a nuotare, la cosa può diventare fastidiosa. Uccide. Cede. Perfetto. Oh, la fine del livello. Magnifico. Ma qui c'è un one up. Boom. Era un livello molto lungo. Ci credo che la durata massima era quasi 10 minuti. Bonus. Yay. Oh. Ci sono molti segni di stop. Devo fare attenzione.
Mio, 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 mio. Ah, cazzo. Perfetto. Quasi finito. Ah, ho tempo in abbondanza ora. Devo raggiungere quella zona. Ho visto che ci sono le zemme lì. Vediamo un po' se posso raggiungerla. Questi angoli dove mi blocco. Alzati. Ah, sono tornato in questa zona. Che cazzo devo girare per prendere quelle gemme? Oh, eccole. E 30. Oh, sono arrivato al boss. Arrivo boss. Guardian. Salviamo. Questo è un boss un po' particolare e mi sembra che hanno capito cosa fare per evitare di farli troppo semplici, boss. Occhio, eccolo che arriva, eccolo che arriva. Pronti? È il pappagallone gigante. Veramente è un gufo. Ok. Ah, c'era quasi riuscito ad ammazzarlo. Ora mi conviene ricaricare perché non ho armi adatte. Lo so che così mi fotto l'ice core, però mi conviene. Chissà se conserva tutte le armi. No, che non le conserva. Quindi mi trovo con questo. Magnifico. Ok, proviamoci. Sarà una battaglia molto lenta. Comunque mi sono sbagliato. Nemmeno questo è l'episodio in cui devo vendicare qualcosa. Non ho un conto da saldare con questo, con questa sottospecie di gufo gigante. Beh, comunque il gufo è ammazzato. Addio, gufo. Inquadratemi, inquadratemi. Sono qui. Grazie. Le astronavi gemelle stanno arrivando. Le navi da battaglia gemelle. In poche parole, siete pronti per l'episodio 6? Anch'io sono pronto. Lo sarò presto. Wow.
Chissà dove cacchio era quel boss che dicevo. Forse è negli episodi extra. Vabbè. Ad ogni modo, ci ritroviamo adesso al finale ormai. Ormai ci siamo. Il sesto episodio si sta avvicinando sempre di più. E così anche la fine del gioco. Ci vedremo presto, gente. Final Game Over.